Ciao a tutti, ciao ragazzi e ragazze, come va? Oggi proviamo un gioco Mark of the Ninja, che è un gioco che ha avuto recensioni parecchio positive. È il primo avvio, quindi non so che cosa mi aspetta e lo proviamo insieme. Allora, qui dice di cliccare per continuare. Vediamo un po' che. No, vediamo un po' le opzioni. Qua spiega un po' i vari controlli. Non so se ci sarà un tutorial anche in game. Allora, sì, c'è anche la possibilità di utilizzare il pad della Xbox. Setting, vediamo un po'. Sottotitoli on, commentary on. C'è anche in italiano, meno male. Full HD, 16 noni, schermo intero. Effetto bloom, effetto blur. E quindi accettiamo. Perfetto. Comunque, ha avuto, come dicevo prima, recensioni positive. Noi ci giochiamo su piattaforma Linux. Direi di iniziare una partita. Inchiostro e sogni, ti svegli al suono di una campana degli spari, devi salvare Azza. Non so chi sia, ma. Vabbè, giochiamo. Ah, c'è una. Ci accoglie. Sembra un'animazione fatta anche bene, tra l'altro. Sembra tipo un fumetto, cartone animato. Ambientato nei giorni nostri, visto che ci sono soldati armati. È un gioco stealth, ovviamente. Comunque è un gioco con meccaniche stealth. Anche abbastanza violento. Hey, you. Don't you hear the bell? Attacca, I'm here to salta. help you. Siamo qui per Rule aiutarti. number one, don't get me killed. Segui ora. C'è una mappa allora? Sì, c'è una mappa. Qui c'era una mappa molto grande, chissà. Ok, non perdiamoci troppe chiacchiere, cosa dire? Commento sulla fase di pro. Benvenuti in Mark Ninja Special Edition. Spazio per livelli, troverete frammenti. Ah, ok, dice semplicemente che troveremo i commentari sparsi per il gioco. Allora, salta, dov'è qua? Infatti lo dice anche lì, salta. Qua, oh, ammazzato a colpi di fucile. Carino, un platform, sembra un platform. Ah, si è visibile la luce, quindi dobbiamo evitare la Wait. luce. Where's your sword? Stick to the darkness until you find one. Ok, qua c'è un commentary forse. Sul comparto AVE. Abbiamo sperimentato parecchie voci prima di trovare quella giusta per ora restante. Vabbè, ve lo lascio leggere a voi. Siamo troppo visibili. Lascia cadere. E c'è anche la luce. C'è un po' come Splinter Cell, che ovviamente dobbiamo Watch evitare out, la they're luce. coming this way. Quindi ci siamo nascosti. Non puoi uccidere i nemici senza le tue armi. Perfetto, quindi dobbiamo lasciarlo passare. Non ha individuato, Okay. perfetto.
keep moving. Dobbiamo trovare comunque un'arma. Ok. Possiamo nasconderci col tasto V. Find a place to hide. Abbiamo già trovato. Sembra ambientato in una sorta di Giappone. Giappone ai tempi nostri. Tra l'altro ci sono i punteggi. Quindi chissà. Ah, possiamo anche andare velocemente da un nascondiglio all'altro, così. Qua ci sono più nascondigli. Ops. Possiamo anche guardarci un po' attorno. Ah, così corro. Però ovviamente produciamo più rumore. Lo strumento di Marco Teninja c'erano in realtà tre tipi di movimento. Vabbè, ma casomai leggerò più tardi. Sono i commenti dei sviluppatori che magari ci dicono magari delle particolarità di questo gioco. Togliamo magari il puntatore del mouse. Ovviamente questo sarà il nostro rumore, questa specie di onda. Hold up. Fermati. Se corri sarai in grado di udirti, infatti dobbiamo andare piano. Did you see those banners? We could totally sell them to a gallery. And the blood will make them look even more authentic. Siamo dentro ai condotti dell'aria. Get under that ledge. From there you can pull yourself up. Non ho capito cosa bisogna fare. Ok. È tipo un misto fra un Splinter Cell. Un cinico consente di aggrapparti ai punti di presa utilizzando RB. Perfetto. Ah, perfetto. Possiamo scalare. Aggrapparci a cerca. Andiamo giù. Dove si va di qua? No, dicevo che comunque è una sorta di misto fra Splinter Cell e Prince of Persia. I primi Prince of Persia. Aspetta, e di là dove si va di qua? Cioè a sinistra. Di qua dove si va? Scusate. Sono curioso. C'è un commento di qua. Ad incontrare delle registrazioni audio collezionabili ogni livello, ma ne vediamo brevi. Il gioco scorre. Vabbè. C'è qualcosa qui? La voce del liscio. Non so come si dice. Tre rotoli che raccontano la storia del clan. Se riuscirai a recuperarli guadagnerai che potrai adoperare per acquistare. Ah, ok, quindi è una sorta, c'è anche una componentistica di ruolo che possiamo potenziare il personaggio. A history of the Hisamu clan as written by. Quindi anche una parte esplorativa questo gioco. 500 men lie vanquished before Tetsuji takes off. Ora torniamo dalla tipa. Non è male sto gioco. A me no. Ci sto giocando per i primi 5 minuti e mi sembra ottimo. Allora, ci sono due soldati, dobbiamo usare il rampino. Good thing you were out cold. Looks like they don't know you're alive. Let's keep it that way. Allora, adesso dobbiamo andare. Non abbiamo il doppio salto, vero? La spada? I membri del clan suodano la spada solo quando sono certi di uccidere il nemico con un colpo solo. Questa reliquia. Fondatore. Bla 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 bla, ok. Now you're ready to kill. Perfetto. The beginning ora possiamo of the spaccare like i pugni. The lover. The end, of course, is not.
No, ho sbagliato. Hey, run. Ho sbagliato. Individuato, sembra Metal Gear. Come sembra quasi Metal Gear, non so. Allora, quando non guardo di qua possiamo agire, perfetto. Good work. But remember, you have to be quick to catch them. Ah, possiamo prendere pure i corpi e nasconderli allora? O no? Se devo nasconderli. Corpo nascosto. E come dicevo prima, è una sorta di Splinter Cell misto a Prince of Persia. I primi Prince of Persia, ovviamente. Non è male. Con delle animazioni carine, sembra. Come si chiama quel gioco? Elysium Tale. Cosa dobbiamo andare qua? Vediamo, qua dobbiamo ucciderlo così. Missione imperfetta. Ah, uccisione imperfetta, come possibile? Vabbè, penso che il cadavere possa stare bene lì. Peccato. Non ci possiamo nascondere qua. Belle anche le animazioni, sono ben fatte. Fluide, reattive. Qua cos'è? Ah, che devo fare adesso? Devo scendere? In base ai bambotti, per rompere oggetti fragili e creare un diversivo. Tuttavia non infliggono danni ai nemici. Beh, la cosa si sta facendo ancora interessante. The ink from your tattoo has honed your senses. Focus your thoughts and you can freeze time in your mind. Tieni premuto. Ah, forte, è una sorta di bullet time. È carino, dai, non è male. Cos'è sta cosa? Ah, possiamo. Magari avremo più di un'arma. Cosa abbiamo i dardi? Qua sono commentari. Avevo difficoltà nel delineare l'aspetto di ninja. Ci serve qualcosa di iconico ma non eroico, nel senso tradizionale del termine. Sembra potesse avere diverse interpretazioni. Una notte al bar, stavo parlando delle infestazioni. Ma devo dire che sono comunque interessanti questi commenti dei sviluppatori. Che anche certo un po' è facilitato anche dall'icone, quando per esempio c'è l'icona del rampino, però secondo me if you need more cover you could always destroy the lights. Ah, perfetto. A shattering one will make a loud noise, so be ready for them to react. Perfetto, come Splinter Cell. Hey, what was that? Vediamo un po'. Possiamo usare il rampino. Hello? No, piano. Possiamo creare un diversivo. Ha sentito un rumore, ma noi siamo scappati. All clear. Let's get out of here. Usiamo il rampino lì. Adesso rimane fisso. Aspetta, magari qua siamo. Attirarlo. Thank you.
sbagliato. Devo usare rampino e aspettare il momento giusto. Vabbè, prossima volta andrà bene. Anche perché è la prima volta che gioco, quindi. Qua c'è qualcosa? Non è male, dai. Qui dove si va? Spingi contro le prese con L per sbicciare attraverso. Ah, così. Bello, violento. Corpo nascosto, perfetto. Qua c'è che cos'è, un gong? Cosa abbiamo fatto? Oh, scendiamo di qua. Allora, questa situazione non è semplicissima. Aspetta, se usciamo. C'è una sorta di... No. Si è impaurito, quindi c'è anche questo? Bisogna fare solo attenzione che devo anche premere la direzione giusta oltre che... Premere il tasto per attaccare. No, che cazzo ho fatto? Ok. Beh, mettiamo anche il corpo di qua. Questo fa capire che ci sono anche delle ronde. Dobbiamo anche chiudere la porta allora. Perfetto. Mi sta intrigando sto gioco. Vediamo cosa c'è qui. C'è anche una fase esplorativa comunque. No, qua non si va da nessuna parte. We need to make him look the other way. Ovviamente c'è un gong lì vicino, quindi dobbiamo metterlo qua. Perfetto, assassino silenzioso. Corpo. Facciamo una cosa, magari abbattiamo quella luce. Cioè, non so immaginare che tipo di enigmi o comunque di situazioni si andranno poi a creare più avanti nel gioco. Perché ci sono delle situazioni molto, molto, molto più complesse di questa. See that door? Don't open it yet. Okay. Just lean against it and try to sense what's on the other side. Quindi?
Ok, aspettiamo il momento giusto. Dobbiamo aspettare il momento giusto per entrare. Prendiamo il corpo, lo mettiamo fuori, sperando che sia la scelta giusta, ma non mi pare che ci siano ronde. We do not fear death. Our lives have been cruel. The clan must always endure. Come si fa a vedere quella? Il sistema di Teal che usiamo per i livelli di utilizzare tutti i singoli pezzi ancora. Bisogna andare dall'altra parte, mi sa. Questo sarà un salvataggio, penso. Allora, lì abbiamo un gong. Lasciamoci cadere. Magari se riesco ad andare dietro all'altro. Aspetta, casomai devo prima fare una cosa. Se riesco a andare dietro. Ah, ok. Aspetta, casomai devo fare una cosa. Aspettare prima che l'altro. No, merda! Sbagliato! Man down! Perfetto, ho recuperato. Certo, potevo anche abbattere la. Distruggere la luce. Vediamo se si va da qualche parte qua, no. Devo andare per forza giù. In alto a sinistra sarà, oltre al punteggio, sarà anche l'energia, quelle quattro rombili. I scouted up ahead. They're taking ninja as hostages and Master Azai is in trouble. We have to hurry. Puoi utilizzare la mappa per individuare i tuoi obiettivi, premi. La mappa non mi sembra tanto piccola, Speriamo che non sia a tempo proprio. Nel senso che ci dia un qualche margine di. Allora, no, bisogna andare di qua. Ah, possiamo anche calarci con una sorta di catena. Che poi sarebbe la catena del rampino. Ah, è lì il maestro. Allora, vediamo di uccidere questo. Silenziosamente, perfetto, ecco il maestro. They caught us by surprise. Sarà lui? No. Ah no, è un ninja, semplicemente è un ninja. Se andiamo di qua. La mappa mi sembra anche bella grande. Uccidiamo anche questo qua. Questo tizio che fuma. Il fumo uccide, sai? Visto? Non dovevi fumare. Vediamo anche qui sopra se c'è qualcuno. Se posso usare il rampino magari mi. Dite che mi vede. No, non mi ha visto. No, non l'ho fatto silenziosamente, però. Peccato. Ah, c'è un nascondiglio, vediamo qua. Siamo. We killed as many as we could, but they overwhelmed us. Bravi compagni. Su si va da qualche parte. Sì, c'è un nemico sopra.
Non l'ho attirato? Ci sono due nemici qui. Questo c'è un nascondiglio in basso. Non so se lo posso magari attirare magari in questa stanza. Con la B posso calarmi in stile Batman. Stanno picchiando qualcuno. Voilà, silenziosamente, anche qua, silenziosamente. Perfetto. Nessuno tocca i miei ninja, eh? Questo è un nascondiglio forse. Don't worry about me. Go save Master Azai. Ho paura che queste siano le parti più semplici, ovviamente è la prima partita, quindi deve essere così, siamo ancora in fase di tutorial. C'è ancora qualcuno sopra? Eccolo più. Se c'è ancora un nemico, possiamo lasciarlo in vita? No. Ovviamente no. Oh, cazzo, via 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 via. Vediamo un po'. Merda. No, non ho sbagliato. There is someone there. Must have been hiding in the shadows. Però l'abbiamo innervosito. No sign of target over here. No, sbagliato, no, di nuovo, porca miseria. Sbagliato. Vabbè, pazienza. Siamo riusciti a sopravvivere ugualmente. C'è ancora qualche margine di errore, non va in game over il gioco. Però non dobbiamo farci individuare, sennò perdiamo. Ci sono due guardie però. Ho paura. Allora, vediamo un po'. Siamo da qua e poi da qua. Ucciso? No, 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 merda! Fanculo. Ah, ok. Eravamo arrivati tipo un checkpoint. No, aspetta. No, no, merda, via. Possiamo andare qua. Vediamo se riusciamo a eliminare le guardie. Hold on. Did you hear something? Sì, ce l'ho fatta. Può anche andare giù, ma giù dove si va? Sembra che non... Ah, c'è un tunnel. Ah no, potevo prenderli anche dal basso. Ah, offre varie possibilità di tattiche, come si dice. Potevo
attaccare dall'alto o dal basso. È molto bello, ti dà molto tattico anche come gioco. Vabbè, lasciamolo qua. Mi sa che dobbiamo andare in su. No, no, ho sbagliato di qua. Veramente un bel gioco. Diciamo, sono meritate le recensioni positive. Questo qua ovviamente sta fumando, però dovremo prenderlo di spalle in qualche maniera, quindi proviamo ad andare qui. Infatti c'è una sorta di tunnel. Noi adesso la stanza la rendiamo buia, perfetto, così non ci potrà vedere e noi possiamo ucciderlo. No, ho sbagliato, l'ho ucciso in maniera troppo rumorosa. E qui c'è il maestro. You picked the wrong guys to rob, sensei. It's time for the old man to retire, boys. Bene, dobbiamo le spalle di qua, penso. Non ho sbagliato. Indietreggia. Accendi i vuoti, ma alla fine l'abbiamo ucciso. Mettiamolo qua dentro. Perfetto. Quindi guadagniamo punti anche se nascondiamo i cadaveri. Bene. Cadavere nascosto. Liberiamo il nostro maestro. For centuries we have stayed hidden. We shunned the modern world and its jackals. But today, belle le animazioni, sembra veramente un cartone animato. We must strike back. We will fight for our survival and tipo quelli della Warner Bros. I foresaw this day would come. Degli anni 90. And so, I called upon a champion to fight for us. He has accepted the first mark. He will defend the clan at a terrible cost. Beh dai, tutto sommato per essere la prima partita non è male. Ok, abbiamo superato la mezz'ora di gioco, direi di concludere qua la nostra prima partita con Mark of the Ninja. Che dire, è stata la prima partita e le impressioni sono comunque molto molto positive. Si tratta di un gioco stealth, come avete visto, un po' alla Splinter Cell su certi versi, un po' alla Prince of Persia con possibilità tattiche diverse. Quindi un gioco promosso, un gioco che è divertente, non niente male. Comunque questo era il primo livello, che era una sorta di tutorial, quindi devo supporre che i prossimi livelli saranno molto più complessi e articolati. E con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!